Una volta che la vittima sospetti che quanto sta subendo può effettivamente integrare gli estremi del delitto di atti persecutori, e una volta appreso che la legge le offre almeno tre rimedi, tra loro alternativi, per tutelarsi o proteggere chi le sta accanto, che può essere attinto dalle medesime sgradevoli attenzioni, si profilerà l'interrogativo su quale di tali strumenti sia il più adatto al caso di specie. Anzi, spesso la vittima di atti persecutori nutre un dubbio preliminare, si domanda infatti, soprattutto se giovane, inesperta o al contrario in buona fede e ben educata, se certi gesti siano da far cessare perché non graditi, ma in fondo non siano pericolosi, o invece se nascondono una vera e propria persecuzione. Questa perplessità è tanto più frequente quando il soggetto attivo sia il partner e quindi le sue attenzioni romantiche possono confondersi con attività di ipercontrollo o vigilanza. Per aiutare la vittima a far chiarezza dentro di sé e lumeggiare le differenze fondamentali, ontologiche direi, tra una manifestazione d'affetto e un indizio di atti persecutori, e per sostenerla poi psicologicamente e nel corso delle indagini, sono stati creati degli sportelli anti-stalking e le divisioni specializzate della questura e della polizia locale. I primi sono generalmente affidati a soggetti esperti in psicologia e sono collocati presso gli enti territoriali, i comuni e, quando di grandi dimensioni, le singole zone che li compongono, o i presidi ospedalieri. Più raramente prevedono consulenze mediate anche da parte di legali. Allo sportello si svolgono colloqui individuali, che hanno a oggetto la vicenda che la vittima sta vivendo e che può quindi, anche soltanto attraverso un racconto strutturato e stimolato adeguatamente dall'interlocutore, iniziare a mettere ordine nelle idee e chiarire quanto le stia accadendo. L'intervistatore ha spesso ricevuto una formazione specialistica in tema di violenze e atti persecutori, motivi per cui si renderà a sua volta conto se chi è davanti soffra di mania di persecuzione, si trovi semplicemente in difficoltà relazionali o invece presenti tutti gli indici per essere ritenuto soggetto passivo di un delitto grave e multiforme, come quello punito dall'articolo 612 bis, codice penale.